Passaggio del turno con brivido per l'Acque Sapone, che fa sua anche gara 3, sempre al Pala Santa Filomena di Chieti. Cogianco sconfitta 3-2 e la squadra di Ricci stacca così il pass per la semifinale con la Luparense. Ma l'inizio dell'Acque Sapone è complesso, la squadra di Genzano entra meglio in partita e sblocca con Luisinho Brizzi, per poi trovare lo 0-2 con Paulinho. Sull'orlo dell'eliminazione l'Acque Sapone reagisce e rimonta, prima con l'azione personale di José Ruiz, quindi con il tiro libero che Jonas spedisce dritto sotto la traversa. Nella ripresa risultato ribaltato dalla bella giocata di Lucayan, il suo diagonale non lascia scampo a Molitierno. Finale palpitante, con i laziali che giocano vanamente la carta del portiere di movimento. Per la squadra del patron Barbarossa è semifinale, con gara d'andata venerdì prossimo a Chieti, ritorno mercoledì 24 in terra veneta, così come l'eventuale bella di venerdì 26 maggio. Il meglio è stato il crescendo dell'attenzione, e quindi questa è una cosa che mi fa ben sperare, perché magari siamo entrati tardi nel clima playoff, però ho notato nella squadra veramente tanta voglia di raggiungere questo primo obiettivo, diciamo. Questo passo era d'obbligo. Ci siamo svegliati con la serie con 1-0, quindi abbiamo veramente fatto un grosso sforzo, però magari serve per entrare nel vivo dei playoff questo.